Nella pura luce del cielo dell'Empireo, al di là del tempo e dello spazio, i beati si dispongono nella forma di una candida rosa. Negli ultimi canti trionfali del Paradiso, Dante ricorre a immagini grandiose per descrivere la sua esperienza mistica, in cui alterna momenti di attenta concentrazione ad altri di esaltazione o di oblio. L'arrivo all'Empireo viene annunciato da Beatrice quando cessa il coro degli angeli. E la prima forma simbolica assunta dai beati è quella di un fiume luminoso che scorre tra due rive abbellite dai fiori della primavera. La Fiumana si trasforma poi in un lago. I volti dei beati si rivelano finalmente agli occhi di Dante, rimuovendo le maschere di luce che li avevano fino ad allora celati. Altre trasformazioni simboliche rendono l'Empireo simile alla figura mistica del circolo, poi al raggio divino che, riflesso dalla convessità del primo mobile sottostante, si diffonde in una sfera di luce, e infine al clivo che rispecchia fiori e piante nell'acqua. Compare allora la rosa, e Beatrice conduce Dante al suo interno, nel centro giallo della corolla. La rosa nel Medioevo era un motivo formale molto importante, peraltro anticipato dagli schemi decorativi dell'arte araba e ripreso nei rosoni delle cattedrali. L'immagine prosegue descrivendo le anime come api che volano sui petali. Le bianche stole dei beati sono disposte a cerchio, in un'armonia concentrica e rotante attorno al punto focale di Dio stesso, vertice dell'universo. La loro disposizione ad anfiteatro ricorda quella del Colosseo, un emblema importante del culto dei martiri della Chiesa primitiva. Anche nella città di Dio, che si trova all'estremo opposto dell'asse che da Gerusalemme attraversa il centro della terra, la montagna del Purgatorio e i cieli, vige una gerarchia, un ordine che deriva da una visione morale che privilegia nella scala dei meriti lo spiritualismo rispetto alle virtù più legate alla vita terrena. La grazia divina si manifesta nella presenza delle anime puerili, che hanno meritato quanto Dio ha loro elargito. La Trinità irraggia amore e delizia attraverso la luce, elemento fondativo della cantica del Paradiso che pervade l'intero universo. Nell'estetica medievale e nell'arte sacra, la luce ha un grandissimo rilievo e rappresenta l'immagine di Dio stesso, ripresa nei fondali dorati della pittura cristiana e riflessa nell'alta poesia del Paradiso.